Lui è uno di quelli che ruba, nel senso buono del termine, ruba dalla realtà, ruba dai personaggi che incontra. E questo, se vedete tutto il suo spettacolo, c'è tutto. Il primo lavoro che mi capita e arrivo sul set 95-96, macchinista romano straordinario, sigaretta fissa in bocca, mi guarda. Ma che c'è state oggi? Io tutto entusiasta, pieno di Non ci stai te entusiasmo. oggi. Cioè sì, veramente sono uno dei protagonisti. Se guarda un altro che fa. Allora famo tardi. Ammetto tutto. Ti è capitato di avere un pubblico disattento qualche volta? Ma guarda, c'è l'attore disattento. C'è l'attore disattento, non E c'è il quindi pubblico di disattento. conseguenza il pubblico lo è. Sì, certo, c'è l'attore disattento, che per quanto riguarda i one-man show, magari tanti si fossilizzano su un tavolino, magari quando inizi a fare il cabaret fai i piccoli locali, c'hai 100 persone, magari 5 persone. Poche educate stanno alle spalle, bevono birra, una volta se Parlano tra di fanno, se loro. fumavano, chiedono il conto. Non ti curare di loro, ma guarda e passa. E quel tavolo, una volta che tu gli hai buttato il sangue, gli hai dato il sangue, dopo 20 minuti, forse poi dopo mezz'ora, proprio i più cattivi, magari si girano, smettono di bere, spengono la sigaretta, quando si fumava, non mangiano più le patatine e iniziano a sorridere. È la cosa più bella che possa capitare a un attore comico, insomma. Un No, attore mi amo, comico, mi nel momento in cui ha raggiunto la maturità, riesce a interpretare un ruolo drammatico. Il contrario è più difficile. Quando Rossellini chiamò Fabrizi per Roma Città Aperta, ha detto: Aldo, senti, ho scritto sta cosa, te la leggi un attimo. Passavano 2, 3, 4 giorni, ma andassero a tornare, telefonasse, no, parliamo. Piena guerra, detto, ma diceva, dammi sta cosa e io ti faccio sapere. Magari vieni a casa, prepariamo qualcosa. Fabrizi amava preparare per gli amici, per se stesso e per gli amici. Se mangiamo la cosa, lo invita a cena, serve in tavola, silenzio, zitto. Rossellini aspettava, e lui se ne esce. Ah, vabbè, ma a me si appia per culo. Ho detto, ma io ho letto qua la cosa, ma qui si piagne soltanto. Lui era uno dei, insieme a Totò, era uno dei più grandi attori comici del tempo, delle riviste, capocomico assoluto. Totò e Fabrizi, Fabrizi e Totò. Ok, di che stiamo parlando? Perfetto. Stiamo parlando uno da questi, so, da Oscar, da 7-8 Oscar, capito? Soltanto che è andata come è andata. Va bene. E Rossellini gli dice: Aldo, ma se una parte drammatica che fa piangere non me la fai te, che sei un grande comico, ma chi me la fa? Tu senti che recitare ti ha aiutato anche nel privato, nel Sì, modo in cui sei, ecco, in che modo? mi ha placato poi nel privato, cioè sul palco poi lo do tutto me stesso e non è poi nel privato mi risparmio, però ha convogliato quell'energia, l'ho incapsulata. Non vi fate cazzate, fame, droghe, cose, i locali. Farfalle, questi due, come le farfalle. Pff, quanto dura? Una settimana. Bruco, farfalla, ciao, morto. No, la carriera si costruisce anche preservandosi la salute. Come? Cercando di fare. Mica so far prete. Però, se no, non va bene. Insomma, Devi per dormire e concludere, mangiare. quando c'è la salute c'è Cioè, tutto. per concludere, quando c'è la salute, c'è tutto.